Quanto mi mancava correre al mare! Che spettacolo, ragazzi! 22 gradi a dicembre. Mi viene voglia di tuffarmi. Amici, riesco a correre, ben ritrovati. Io sono al parco di Castellon, letteralmente 200 metri dalla casa dei genitori di mia moglie. Questo è il mio parco preferito qua a Castellon perché è piccolino, compatto, ma c'è un bel giro di circa 800 metri che posso utilizzare un po' come voglio per fare le mie ripetute, che sapete che sono fondamentali per qualsiasi preparazione. Come è andata la vostra terza settimana? La mia mica tanto bene, sai, perché il lungo di ieri anche non è stato un granché. Ho fatto 21 km, ho corso a 4:30, quindi è un ritmo, volevo correre a 4:20, non ci sono riuscito, anche se un paio di chilometri li ho corsi a 3:50, però niente, le gambe non giravano, ragazzi, ho dolori un po' ovunque, sono pieno di lattato, di acido lattico, non sto recuperando gli allenamenti, ogni allenamento che faccio mi rimane totalmente nelle gambe e non riesco a scaricare. Il motivo penso che sia dovuto al fatto che appunto sono stato influenzato da poco e quindi sono scarico perché ho avuto un'influenza intestinale pesante che mi ha praticamente svuotato e penso di essere un po' giù con i valori e quindi non sto recuperando. Però niente di preoccupante, ragazzi, già ci sono passato, non mi preoccupa assolutamente, piano piano costruisco e sto ascoltando il mio corpo e mi invito a fare lo stesso se vi capita di essere nelle stesse condizioni. Non entrate nel panico quando vedete che il corpo non risponde agli allenamenti, che fate più fatica a recuperare, semplicemente lasciate un po' andare e poi piano piano andate di nuovo in progressione. Per esempio, i 1500 metri che ho dovuto fare sabato, ieri, non stavo andando un granché, ne ho fatti 3 anziché 5, ho ridotto, ho continuato con il mio lento e così via. Il lungo di ieri volevo fare un po' più di chilometri, ho visto le gambe non giravano, ho chiuso 21 anziché farne 25 e va bene così, ritmo leggermente più lento e piano piano poi si recupera. Ragazzi, la buona notizia è che siamo alla settimana numero 4, quindi chiudiamo il primo macrociclo. Non mi ricordo se ne abbiamo già parlato, ma se avete seguito la preparazione alla maratona che vi ho fatto il mese scorso, vi ricordate che abbiamo diviso tutta la preparazione, tutta la tabella in macrocicli. In questo caso, per preparazione alla mezza maratona, che per me è solo di 10 settimane, quindi anche la tabella che vi sto disegnando, sono due macrocicli e il primo si conclude proprio con questa settimana. Questa è la settimana di recupero perché poi dopo ci attacchiamo direttamente il secondo macrociclo e si inizia a bomba. Settimana di recupero cosa vuol dire? Vuol dire che andiamo a ridurre i chilometri, vuol dire che andiamo a ridurre i lavori specifici, vuol dire che andiamo un pochettino a rilassarci nei nostri lenti senza strafare, vuol dire che andiamo a massimizzare, andiamo ad aiutare i muscoli a memorizzare tutto il lavoro che abbiamo fatto, il corpo ad abituarsi per poi iniziare a caricare di nuovo. È fondamentale, ragazzi, che questa settimana ce la prendiamo con comodo, quindi abbiamo due lavori specifici anziché tre, che vuol dire che andremo a fare il nostro solito lungo, sempre di 1:45, un po' come la settimana scorsa. Non andiamo ad aumentare ancora perché poi aumenteremo dopo. Cosa invece importante è l'altro lavoro specifico, che è il medio. Stiamo parlando di un medio che deve variare tra i 5 e i 10 km a seconda del vostro stato di forma, a seconda della vostra esperienza, a seconda dell'obiettivo che avete in mezza maratona. Decidete se farne 5, se farne 8, se farne 10, comunque non più di 10 e non meno di 5. Nel mio caso penso che andrò per gli 8 km, ma semplicemente perché, come vi ho appena detto, non sono in formissima, devo ancora recuperare un po', quindi inutile che ne faccio 10 male, preferisco farne 8 bene. Nel vostro caso decidete voi, la mia tabella è molto flessibile come avete visto. Quindi in questo medio vuol dire che dobbiamo partire già al ritmo che poi vogliamo mantenere per tutto l'allenamento. Non è un progressivo, ragazzi, l'allenamento sta proprio qua, a partire a un ritmo che potete mantenere per tutta la durata dell'allenamento, che siano 5, che siano 10 km, partite a quel ritmo e finite a quel ritmo, per questo si chiama ritmo medio. Come si calcola il ritmo medio, quindi a che andatura bisogna andare, a che passo bisogna andare? Vi consiglio come sempre di utilizzare l'app VDOT, che metterò ancora in descrizione di questo video, così come ho fatto con tutti gli altri video, e lì potete calcolare il vostro ritmo e dovete praticamente trovare il passo
maratona e passo threshold, che sarebbe il passo in soglia aerobica, e fate più o meno la metà tra quei due passi, quindi ritmo maratona, ritmo threshold, state più o meno alla metà di quella forbice. Quindi per esempio nel mio caso, se il mio ritmo maratona sarà 3.40 e il mio threshold è 3.30, andrò a correre a 3.35, il mio medio. Adesso ho fatto un esempio, l'ho sparato un po' a caso, però così mi capite. Quindi questo è un po' l'obiettivo. Gli altri allenamenti, ragazzi, sono tutti dei lenti rigeneranti, quindi vuol dire correre sensazione, vuol dire correre per divertirsi, vuol dire uscire, ossigenarsi, respirare bene, essere felici per la possibilità che abbiamo di correre quel lento senza sforzare troppo, perché la settimana di recupero è fondamentale. Non voglio rompervi troppo le scatole su questa cosa, però è veramente importante. Quindi lenti rigeneranti, vi fate 45 minuti. L'unica cosa che vi chiedo è, in uno dei lenti, di aggiungere degli allunghi finali, 5, 10, da 80, 100 metri, e nell'altro di inserire il circuito muscolare, perché comunque è ancora importante lavorare con la forza. Circuito muscolare che, come vi ho sempre detto, possono essere delle mini ripetute in salita, può essere il circuito in palestra, corpo libero, insomma vedete voi, l'importante è che mettete un po' di potenza muscolare sulle vostre gambe. Poi basta, la settimana finisce così. Lenti, recuperi, vedete voi quanti riposi fare a seconda ovviamente degli allenamenti che avete in programma, dei chilometri che avete in programma, quanti ne volete fare. Come sempre la mia è una tabella molto flessibile. Ricordatevi che metterò sul gruppo Esco a Correre Club di Facebook il link alla tabella con questa preparazione aggiornata. Ragazzi, prima di chiudere con la preparazione vi devo dire una cosa. Mi è stata fatta una domanda molto precisa nel gruppo appunto di Facebook Esco a Correre Club, che vi consiglio di iscrivervi, è importante perché così possiamo comunicare tutti insieme, e un utente, che non mi ricordo il nome, perdonatemi, non mi ricordo mai i nomi, mi ha chiesto che cosa fare quando ho solo la possibilità di uscire 3 volte alla settimana. Fermo restando che 3 volte alla settimana secondo me è un po' poco per preparare una mezza maratona fatta bene, quantomeno 4 volte sarebbe l'ideale, però se uno proprio non può, vuole uscire solo 3 volte a settimana, che come può disegnare la sua preparazione, visto che comunque nella mia tabella abbiamo almeno di solito 3 lavori specifici, un lungo e 2 lavori specifici. È ovvio che non ti vai a fare solo lavori specifici, perché i lenti sono importanti. Quindi quello che vi dico è fondamentale mantenere il lungo, quindi il lungo sempre, se fate anche solo 3 lavori specifici il lungo è fondamentale. L'altro lavoro specifico che secondo me comunque va mantenuto deve essere quello del lavoro aerobico, quindi o delle ripetute o dei medi, magari intervallate tra una settimana e l'altra. Quindi se una settimana fate delle ripetute sui 1500, la settimana dopo c'è il medio, cercate di intervallare, non fate 2 lavori uguali per 2 settimane di fila. E poi il resto lenti, quindi l'altro allenamento sarà il lento di recupero che ti fa lavorare a livello aerobico. Comunque ragazzi, 3 settimane sono poche, fatene almeno 4, datemi retta, cercate di aggiungere quel giorno in più, perché preparare una mezza maratona fatta bene in 3 settimane si fa fatica. Ragazzi, siamo alla fine, vi devo aggiornare con un po' di cose. A San Silvestro correrò. Farò una 5 km qua a Castellón, si chiama la Cursa Popular 2019 de Castello San Silvestre, ho il numero 520, 31 di dicembre alle ore, a che ora? Non mi ricordo neanche più, alle 6 del pomeriggio. Quindi mi vado a fare queste 5 km, ovviamente è un allenamento, non mi aspetto nulla di che, vado semplicemente per fare un bel allenamento. Altra cosa, dobbiamo fare l'estrazione del vincitore del braccialetto, continuo a farvelo vedere. Questo è il braccialetto che sto estrando, che sto regalando praticamente a uno di voi che commenta il video attraverso la domanda del giorno. Chiunque risponde alla domanda del giorno del video precedente viene messo a estrazione per vincere questo braccialetto. Questo è il braccialetto numero 6 che stiamo per andare ad estrarre e quindi regalare. Come sempre utilizzerò l'app Comment Picker. Datemi un attimo che andiamo a farlo insieme. Abbiamo nella lista 50 utenti su circa 60 commenti. Il vincitore del 6° braccialetto di Esco a Correre è Marco Zanelli. Complimenti Marco, sei il vincitore del 6° braccialetto di Esco a Correre. Grazie mille per aver commentato e risposto alla domanda del giorno del video
di ieri, praticamente l'ho pubblicato ieri, neanche 24 ore fa. Come sempre, se pubblicate velocemente, come vedete in questo periodo sto pubblicando un pochettino più di frequente, è più probabile riuscire a vincere perché ovviamente ci sono meno commenti. Complimenti ragazzi, ricordatevi di rispondere alla domanda del giorno di questo video se volete entrare all'estrazione a sorte per il settimo braccialetto di Esco a Correre. La domanda del giorno è: dove festeggiate il Natale? Siete a casa vostra oppure siete a casa di parenti? So che non c'entra nulla con la corsa, però mi piace conoscere la mia community, mi piace conoscere un pochettino le vostre storie che ogni tanto possono esulare dalla corsa, perché stiamo creando secondo me qualcosa di favoloso. Sto conoscendo un sacco di persone nuove grazie a questa community, così come so che altre persone si sono conosciute grazie a Esco a Correre, e continuiamo così ragazzi, facciamo crescere questa community e conosciamoci, diventiamo amici, cerchiamo di fare una grande famiglia qua su YouTube. Ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale Facebook Esco a Correre Club, è un gruppo privato dove dovete fare la richiesta per accedere. Ricordatevi di seguirmi su Instagram, su Strava, su Twitter, sulla pagina Facebook, e basta, e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!